Ah, vi dicevo che con l'uso delle sonde spaziali si è riusciti, andando fuori dall'atmosfera, a esaminare l'universo su tutte le frequenze, non solo su quelle che ci arrivano come dalla finestra visibile e della luce visibile e la finestra radio delle onde radio, indagare su tutto, dall'infrarosso alle microonde, per esempio, il fondo a microonde famoso scoperto negli anni 60, che poi ha portato una conferma del Big Bang e che è un fondo di radiazione che arriva da tutte le parti di cui è permeato l'universo, che ci permette per esempio di sapere come si muove la galassia in assoluto. E le indagini, diciamo, serie, metodiche su questo fondo a microonde sono state fatte non da terra, ma inizialmente, adesso ci sono dei satelliti apposta che fanno misura ultra precisa, ma da aerei inizialmente usati per scopi di spionaggio che volavano ad alta quota, 20.000 metri. Questi aerei sono stati usati a inizio anni 70, con sopra montata una strumentazione per la registrazione delle microonde, sono stati usati per andare più alto possibile, l'atmosfera a 20.000 metri, il 90% dell'aria è sotto, sopra è solo il 10%, quindi l'effetto schermante dell'atmosfera è molto ridotto e sono state fatte queste missioni di raccolta dati e si è capito che questo fondo era uniforme, salvo quel spostamento Doppler dovuto al movimento della nostra galassia. Ma con i satelliti dicevo che si è indagato su tutto. E una cosa curiosa che è venuta fuori negli anni 70 riguarda i raggi gamma, cioè il tipo di radiazione a più alta frequenza, più alta energia, che come tutte le frequenze ci arriva dall'universo. Raggi gamma, raggi X sono ad alta energia prodotti generalmente da eventi catastrofici, da collassi di stelle, cose di questo genere. Non è una radiazione molto normale, diciamo. Però è successa una cosa curiosa, lo potete cercare, guardare bene su Wikipedia o sul web in generale. A fine anni 60, in piena guerra fredda, gli Stati Uniti avevano, diciamo, concordato con i sovietici una moratoria quasi totale degli esperimenti nucleari, cioè nel costruire le bombe per tenersi pronti ad ammazzarsi reciprocamente se qualcuno faceva una mossa. Nel costruire bombe bisognava anche provarle, non è che tu costruisci una nuova bomba e poi speri che funziona. Provarle prima, ne hanno fatte saltare quasi 2000 negli anni 50 nell'atmosfera, buttando la radioattività in giro, allora non era ancora chiaro quanto fosse pericoloso. Poi hanno cominciato a farli sotterranei. Sottoterra si crea una caverna, ma non dà fastidio a nessuno, in zone non sottoposte a movimenti tellurici, eccetera, quella cosa rimane lì per migliaia di anni senza dar fastidio. Nel momento dell'esplosione, gli strumenti, prima di essere distrutti, rilevano cosa è successo e tu hai una conferma di quello che hai pensato di realizzare. E ovviamente si erano reciprocamente promessi gli americani e i sovietici non fare esplosioni né nell'atmosfera né nell'acqua e nemmeno nello spazio, perché non si sa mai, tu fai un'esplosione nello spazio, poi tutta questa radioattività ti casca magari in terra. Ovviamente nel clima di diffidenza reciproca, gli americani avviarono un progetto segreto per controllare nello spazio se per caso i sovietici facevano comunque degli esperimenti. Per esempio, avrebbero potuto fare addirittura mandando un satellite artificiale dietro la Luna, fare l'esplosione lì e vedere se funziona. E nessuno se ne sarebbe accorto, ovviamente. Allora sono stati mandati in orbita dei satelliti con dei sensori per i raggi gamma. Perché i raggi gamma? Perché i raggi gamma sono prodotti in abbondanza durante le esplosioni nucleari. Questi sensori gamma nello spazio cominciarono ad andare in giro e esplorare un po' dappertutto a vedere se c'erano dei lampi che inchiodassero il nemico che aveva
era venuto meno ai patti. Cosa è successo? Che questi satelliti hanno cominciato a rivelare delle radiazioni gamma di continuo, una, due volte al giorno. Non era possibile che venissero fatti degli esperimenti in cui ogni giorno facevano saltare una bomba, cioè è una cosa senza senso, non ha nessuna, avrebbe un costo allucinante. Non era la cosa che si aspettavano. Un esperimento nucleare si fa una volta, poi passano due mesi, poi la modificano, poi un altro. Questi erano degli eventi gamma quasi giornalieri. E allora ci si è dovuti rassegnare al fatto che, per fortuna, cercando una cosa se ne è trovata un'altra. Si è scoperto che nell'universo, in maniera isotropa, cioè più o meno dappertutto, ogni tanto, con una frequenza quasi giornaliera, c'è un lampo gamma. Dopodiché, per anni hanno indagato se questi lampi fossero all'interno della nostra galassia o fossero più lontani. Il problema è che erano lampi di quelle dimensioni, se fossero stati nelle galassie esterne, fuori della nostra, per arrivare a noi con questa intensità avrebbe dovuto essere di una potenza inimmaginabile. E ancora adesso, dopo che si è verificato che sono sicuramente esterni alla nostra galassia, perché è successo questo, sono mandati gli satelliti apposta a fare queste indagini, non solo controllare i lampi gamma dell'eventuale nemico che prova le atomiche, ma controllare le eventuali emissioni gamma e, quando se ne verifica una, puntare degli strumenti e fare delle fotografie a quella zona di cielo a vedere che cosa c'è lì. E si è scoperto che tutte le volte che c'era un lampo gamma, che poi si spengono rapidamente, in pochi secondi vanno via, quindi devi fare in tempo a beccare questa sorgente, dove si verificano c'è sempre una galassia molto lontana. Quindi sono gamma, il nome tecnico è, in italiano è lampigamma, e in inglese GRB, che sta per gamma ray, raggio, burst, che vuol dire esplosione. Questi GRB sono sempre associati a una galassia lontana, quindi hanno un'energia enorme, cioè vuol dire che è successa una catastrofe, si è formato un buco nero, eccetera. È chiaro che in una galassia con 100 miliardi di stelle la probabilità che ogni tanto ne salti una è alta. E comunque, per tornare al discorso iniziale, che colore ha l'universo? Beh, l'universo ha anche questi colori strani, tra virgolette, cioè raggi gamma che arrivano da esplosioni catastrofiche dappertutto nell'universo lontano. Ok, questo va bene così, e l'ultima cosa che vedremo sarà spettacolare. Andremo a misurare le radiazioni di fondo che ci vengono proprio da tutto l'universo, rilevabili con uno strumento del